Grazie. Buongiorno a tutti, sono Sabrina Bedoni, del quinto anno di medicina dell'Unimore. Oggi parleremo di ossigenoterapia nel paziente critico. In un paziente acutamente ipossico si fornisce ossigeno supplementare per evitare gli effetti avversi dell'iperossia che tutti ben conosciamo. Scusate, dell'ipossia. Purtroppo però è emerso da recenti studi che se l'ossigenoterapia non è ben titolata, causando iperossia, si può causare un danno iatrogeno al paziente e anche questo è da evitare, oltre a evitare l'ipossia chiaramente. I valori fisiologici sono per pressioni parziali arteriose di ossigeno tra 80 e 100 mm di mercurio, ma convenzionalmente in clinica si accettano valori di ipossia tra PaO2 minore di 60 mm di mercurio, la normossia invece è in un range tra 60 e 100 mm di mercurio e per quanto riguarda l'iperossia c'è la necessità di una definizione condivisa, perché negli studi attualmente in letteratura si ritrovano valori variabili di PaO2 tra maggiore di 120 o anche maggiore di 300 mm di mercurio. Come possiamo vedere dalla formula del contenuto arterioso di ossigeno, la molecola è trasportata nel sangue sotto forma di, in gran parte di ossemoglobina e una minima quota invece è dissolta nel plasma e diventa significativa solo durante l'ossigenoterapia iperbarica. Qui vediamo la curva di dissociazione dell'emoglobina che definisce la relazione tra la PO2 in millimetri di mercurio che vediamo sull'asse delle ascisse e la saturazione percentuale dell'emoglobina che vediamo qui sull'asse delle ordinate. Il significato clinico del range che è considerato normossia clinica da 60 a 100 mm di mercurio di PO2 è che variazioni sia in aumento che in diminuzione in questo intervallo causano solamente minimi effetti di variazione nella saturazione dell'emoglobina che rimane comunque tra 90 e 100%. È importante ricordare questa curva di saturazione nell'interpretazione dei dati di PaO2. La PO2 cellulare è sempre stata considerata convenzionalmente, secondo la cascata dell'ossigeno, da un gradiente di PO2 dall'atmosfera al mitocondrio, ma recentemente si è affermato un modello di autonomia della cellula, secondo il quale è la cellula stessa, in base al suo utilizzo, a determinare l'ingresso dell'ossigeno a livello intracellulare. Da questo possiamo formulare l'ipotesi che pur fornendo una disponibilità aumentata di ossigeno a livello interstiziale, comunque il trasporto intracellulare non viene aumentato. Le conseguenze dell'ipossia, abbiamo detto in ipossia ci sarà un'aumentata estrazione cellulare di ossigeno, avverranno degli adattamenti enzimatici, ma al di sotto di una PO2 critica intracellulare comunque la fosforilazione ossidativa si arresta e c'è lo shift al metabolismo anaerobio. La glicolisi anaerobia, tuttavia, è un metodo di produzione dell'energia scarsamente efficiente e questa depletione intracellulare di ATP causa la disfunzione delle pompe transmembrana con l'esaurimento dei potenziali che esita poi in morte cellulare. Un'altra importante conseguenza della glicolisi anaerobia è la produzione di ioni idrogeno e lattati che vanno a dare acidosi intracellulare, che diventa poi acidosi sistemica metabolica, andando a peggiorare il quadro di disfunzione d'organo. La quota di lattati è rilevabile tramite emogasa analisi arteriosa e può essere considerata un surrogato di quella che è la sofferenza tissutale ipossica. Le linee guida della British Thoracic Society raccomandano target di saturazione di ossigeno ottimali di 94-98%, mentre nei pazienti a rischio di insufficienza respiratoria ipercapnica si rimane su valori inferiori di 88-92%. Sappiamo inoltre che l'ossigenoterapia è utilizzata anche in situazioni non supportate dalla evidence-based medicine, infatti in letteratura non esistono prove a favore dell'ossigenoterapia nei pazienti dispnoici non ipossici e nemmeno come valida prevenzione per la dispnea. La FiO2 quindi può essere aumentare la FiO2 può essere un buon metodo per ripristinare una corretta ossigenazione, ma se il target non è raggiungibile bisogna prestare attenzione alle altre componenti del trasporto di ossigeno che è direttamente proporzionale alla gittata cardiaca e al contenuto arterioso di ossigeno. Quindi bisogna valutare che siano adeguati lo stato volemico, la concentrazione di emoglobina e la funzionalità cardiaca. Allora, buongiorno a tutti, vediamo quali sono gli effetti della somministrazione di ossigeno e in particolare dell'iperossia sui vari apparati.
La somministrazione in acuto di ossigeno induce la formazione di atelettasie da riassorbimento per le quali il fattore determinante è la FiO2 somministrata e che possono essere contrastate nel paziente in ventilazione meccanica tramite appunto la pressione positiva di fine espirazione. Inoltre la somministrazione di ossigeno induce l'inibizione della vasocostrizione polmonare ipossica che insieme alle atelettasie da riassorbimento può determinare un paradosso peggioramento degli scambi respiratori. Inoltre la somministrazione di ossigeno può indurre ipercapnia per una diminuzione della capacità dell'emoglobina di trasportare la CO2 in presenza di aumentate concentrazioni di ossigeno nel sangue arterioso e per la perdita del drive ipossico nei pazienti soprattutto che sono cronicamente ipercapnici. Possiamo avere poi irritazioni delle mucose dell'albero respiratorio fino a una vera e propria tracheobronchite con compromissione della clearance mucociliare fino ad arrivare al vero e proprio effetto tossico dell'ossigeno sull'apparato respiratorio, detto hyperoxic acute lung injury, che è un danno principalmente mediato dall'aumentata produzione di ROS che è direttamente proporzionale alla PO2 alveolare, quindi aumentando la concentrazione di ossigeno somministrato aumentiamo la PO2 alveolare e quindi la produzione di ROS. Quando questi radicali liberi dell'ossigeno superano le capacità antiossidanti del polmone si instaura uno stress ossidativo che determina aumento della permeabilità capillare, perché si è visto che l'endotelio dei capillari polmonari è il tessuto maggiormente sensibile al danno dai radicali liberi dell'ossigeno, e tutto questo determina la formazione di un edema interstiziale, il rilascio di DAMPs che attivano una risposta immunitaria innata che va a instaurare una sorta di circolo vizioso tramite la produzione di ulteriori radicali liberi dell'ossigeno e alla fine si può arrivare fino alla fibrosi interstiziale. Inoltre l'ossigeno è un fattore di rischio indipendente per la polmonite associata a ventilazione meccanica. Sono ben noti gli effetti dell'ossigeno sul sistema nervoso centrale che determina la comparsa di convulsioni, ma solamente in condizioni iperbariche, oltre alle 2 atmosfere di pressione atmosferica. E la somministrazione di ossigeno determina una riduzione dell'indice cardiaco mediata da un aumento di tono parasimpatico e quindi riduzione della frequenza cardiaca e vasocostrizione periferica, in particolare cerebrale, coronarica e renale. È stato infatti evidenziato come somministrare ossigeno in un paziente con stemi normossico può determinare un aumento del danno miocardico misurato come picco di CK e aumento dell'area infartuata misurata a 6 mesi con risonanza magnetica cardiaca. Inoltre la somministrazione di ossigeno in un paziente con sindrome coronarica acuta non determina un miglioramento dei sintomi o dell'uso di antidolorifici né un miglioramento dei parametri emodinamici, rimanendo sempre in un paziente normossico, ricordiamo. I possibili meccanismi sono legati a una vasocostrizione coronarica che appunto riduce paradossalmente il trasporto di ossigeno al miocardio. Di conseguenza la somministrazione di ossigeno è sconsigliata, secondo le linee guida NICE, ad un paziente con dolore toracico acuto non ipossemico. Inoltre l'iperossia è stata associata ad un aumento di mortalità nei pazienti che hanno ripreso la circolazione spontanea dopo arresto cardiaco. Si pensa che questo effetto sia mediato da un peggioramento del danno da ischemia e iperfusione. È ben noto l'effetto dell'utilizzo di ossigeno puro sulla rianimazione neonatale, si è visto che appunto la rianimazione neonatale con ossigeno puro va a aumentare la mortalità rispetto all'utilizzo di aria ambientale. L'iperossia è anche stata connessa all'iperglicemia, probabilmente per un effetto dei radicali liberi dell'ossigeno sulle cellule pancreatiche che determina un aumento dei livelli di glucagone. Vediamo ora alcuni studi che hanno appunto indagato questa associazione fra iperossia e aumento di mortalità. E questa è una meta-analisi appunto del 2014 nella quale sono stati appunto analizzati gli studi in letteratura che riportavano un'associazione fra iperossia e mortalità, e in particolare è stata, tramite l'analisi quantitativa dei vari studi, evidenziato un aumento di mortalità nei pazienti con trauma cerebrale, nei pazienti con ictus ischemico e nei pazienti, come abbiamo visto prima, nei pazienti dopo arresto cardiaco.
Gli studi analizzati erano, avevano un'elevata eterogeneità fra loro e questa era causata principalmente dalla definizione di iperossia e dalla metodica di analisi statistica. In particolare, appunto, gli studi erano molto diversi fra loro per quanto riguarda la definizione, il cutoff utilizzato per definire l'iperossia e anche la tempistica utilizzata per valutarla. È interessante notare come gli studi che indagavano la PO2 nelle prime 24 ore hanno ottenuto dei risultati più statisticamente significativi degli studi che indagavano la PO2 in intervalli di tempo più prolungati, e questo potrebbe suggerire un effetto negativo dell'iperossia nelle fasi precoci della malattia critica. Questo è un altro studio olandese, uno studio retrospettivo effettuato utilizzando un database. E è stata effettuata un'analisi sulle prime 24 ore di ammissione in terapia intensiva su pazienti in ventilazione meccanica, dove è stata appunto notata, come si vede, una relazione lineare fra la FiO2 somministrata e la mortalità e una relazione AU fra la PAU2 del paziente e la mortalità. Di conseguenza, i pazienti che dimostrano l'outcome migliore o la migliore sopravvivenza erano quelli che mantenevano dei valori strettamente normossici o lievemente iperossici, fino a 20 kPa, che equivalgono a circa 150 mm di mercurio di PAO2. È stata effettuata nello stesso studio un'analisi sull'intera degenza in terapia intensiva, dove è stata confermata la relazione fra FiO2 e mortalità. Mentre non è stato possibile effettuare un'associazione con l'iperossia, probabilmente per il basso numero di pazienti a disposizione per questo tipo di analisi. È interessante notare appunto come i valori di PAO2 riscontrati nei pazienti erano normalmente più elevati di quelli raccomandati in letteratura. Infatti, normalmente concentrazioni FiO2 somministrate fino al 50% vengono considerate sicure e prive di rischi, senza tenere conto dei possibili effetti correlati all'iperossia. Questi sono i risultati di un altro studio. Torna di nuovo la relazione AU fra PAO2 e mortalità. Questa volta non è la PAO2 nelle prime 24 ore, ma è la media della PAO2 lungo tutta la degenza. Ed è anche, c'è anche una relazione lineare fra il tempo passato in condizioni di iperossia e la mortalità. Quindi più tempo il paziente passa in condizioni di iperossia e maggiori sono gli effetti avversi. Questi sono tutti studi retrospettivi e comunque sono sempre quindi associazioni e non nessi di causalità, che appunto possono essere stabiliti solo da trial randomizzati controllati, come questo trial che è stato effettuato nella terapia intensiva del Policlinico di Modena, appunto, dove un gruppo di pazienti in cui l'ossigeno veniva titolato per mantenere dei valori più conservativi, ovvero una PO2 compresa fra il 70 e 100 mm di mercurio o una saturazione periferica compresa fra il 94 e il 98%, veniva paragonato a un gruppo sottoposto a un'ossigenoterapia convenzionale, ovvero mantenendo dei target di ossigenazione che normalmente vengono utilizzati, ovvero fra 97 e 100% di saturazione periferica. Si vede come i pazienti nel gruppo convenzionale erano esposti maggiormente a ossigeno, questa è la distribuzione appunto di in decili della PAO2 pesata nel tempo lungo tutta la degenza. Inoltre i pazienti nel gruppo convenzionale ricevevano tendenzialmente FiO2 leggermente più elevate. E questo è il primo trial randomizzato controllato che ha valutato, appunto, ha paragonato una dei target di ossigenazione conservativi con target di ossigenazione più convenzionali. I risultati sono stati importanti perché è stata evidenziata una riduzione assoluta di mortalità dell'8% in terapia intensiva, oltre a una minor mortalità in ospedale, minori episodi di shock, insufficienza epatica, batteremia e un minor tempo passato in ventilazione meccanica per i pazienti nel gruppo conservativo. E queste appunto sono le curve di sopravvivenza dei due gruppi. Torna ancora una volta la relazione AU fra la PAO2 lungo tutta la degenza, quindi l'esposizione a ossigeno, e la mortalità, che si vede essere più elevata nel gruppo iperossico rispetto a quello, diciamo, normossico. Un limite maggiore dello studio è stata l'interruzione precoce che ha subito a causa del terremoto che ha colpito Modena nel 2012 e che aveva portato a un basso tasso di inclusione. E data questa interruzione precoce, i risultati, sebbene importanti, devono essere confermati da un più grande trial randomizzato controllato. Per concludere, l'ossigeno è sicuramente un farmaco fondamentale nel paziente critico per correggere il debito di ossigeno.
ma in base alle recenti evidenze dobbiamo anche renderci conto che, essendo di fatto un farmaco, ha un suo indice terapeutico e dobbiamo quindi mantenere degli obiettivi precisi nella sua somministrazione. In base alle evidenze attuali appare razionale consigliare dei target di ossigenazione il più possibile vicini ai valori fisiologici. Grazie. Complimenti anche a voi e restiamo in attesa di qualche domanda su questa presentazione da parte del pubblico. Non vedo mani alzate. Non vedo mani alzate, nessuno vuole chiedere? C'è. Più che una domanda, un commento. Conosco il lavoro del gruppo del professor Girardis, senz'altro è stato un peccato l'interruzione precoce, perché credo che ulteriori elementi avrebbero chiarito ancora aspetti che sembrano essere contrastanti in questo studio, perché indubbiamente cioè, gli stessi autori dicono che un maggior tempo avrebbe approfondito alcuni aspetti e soprattutto avrebbe creato anche una classificazione un po' differente dei pazienti, che qui è stata senz'altro condizionata dal basso numero. Complimenti comunque per l'esposizione, per la chiarezza, e senz'altro un aspetto importante che merita anche da parte vostra un ulteriore approfondimento indipendentemente dallo studio. Grazie.